innamorato di sta maglia, fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vini G e Cili C, il rumba e Nucaz a KTCB. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Amici di Mitico Channel, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Dove eravamo rimasti? Noi vi abbiamo lasciati qualche settimana fa, ma parliamo di mesi, ma diciamo alla fine di maggio, con l'ultima partita del campionato. Dopo sono successe due o tre cose, abbiamo fatto cinque partite dei playoff. Poi c'è stata l'ultima che è andata come è andata, c'è stato un ritiro interrotto per grandine, poi un esonero per incompatibilità del mister, e il secondo ritiro, torniamo in ritiro, si riparte con un nuovo allenatore e quest'altro viene interrotto questa volta dal terremoto. Non ci siamo fatti mancare niente. Il calciomercato è andato, è stato anche molto criticato, soprattutto con molta paura da tanti tifosi che seguivano con apprensione la squadra. Nei minuti di recupero, anzi a partita scaduta, abbiamo fatto l'ultimo acquisto, e dopo tutta questa premessa che è andata come è andata, nel frattempo parte il campionato e noi dopo due partite ci abbiamo 6 punti. Partiamo da questo. Io saluto Manu, saluto buon pomeriggio a tutti gli amici vicini e lontani. Saluto Tonio Sepa, saluto buona serata a tutti. Gli amici che se vorranno ci potranno chiamare anche da adesso al numero che vedete sotto, che è il numero, una telefonata urbana su Foggia, una numerazione urbana su Foggia. Tonio, allora, forse ho dimenticato qualcosa, ma tu ce lo ricordi. No, vabbè, c'è da aggiungere che in pratica l'anno scorso di questi tempi, insomma, non ci andava così bene. Hai detto bene, no? Due partite, 6 punti. L'anno scorso dopo 3 partite ne avevamo solo uno, e questo è un buon viatico. Se chi ben comincia in metà dell'opera, si dice, allora vuol dire che stiamo tenendo un buon passo, insomma, o meglio, Stroppa era sulla squadra, stanno tenendo un buon passo. Nonostante tutti i limiti, perché insomma non è certamente ancora il Foggia, secondo me, che vuole Stroppa, però ecco, quando si vincono le partite così vuol dire che c'è anche molto pragmatismo, cosa che l'anno scorso era un po' difficile da trovare. Sì, è vero, è vero. È cambiato anche il modo di giocare. Questo risultato è casuale o qualche aggiustamento tutto sommato ci ha reso più concreti? No, sicuramente è un Foggia più concreto, che giochicchia meno col pallone, cerca di rendere più produttive tutte le azioni d'attacco che si producono. Si parte ancora da dietro, anche se molto meno, perché non abbiamo mai visto con il Foggia di De Zerbi tutti i lanci lunghi del portiere, insomma, che oggi abbiamo visto invece, e che forse nella mentalità di gioco di Stroppa ci può stare, anche se non sono queste le verticalizzazioni che vuole lui. Lui vuole comunque il gioco che parta dalla difesa, vuole forse meno passaggi orizzontali e sicuramente qualche verticalizzazione in più. Però non dimentichiamo che è una squadra ancora in fase di assemblaggio, possiamo dire così. Oggi in pratica hanno fatto il loro esordio in campionato sia Agnelli che Vacca, che sono mancati nella partita precedente. Manca ancora un po' di come dire, amalgama, questo sostantivo spesso usato magari a sproposito, ma qui ci vuole in effetti, perché non dimentichiamo che oggi anche il coraggio di schierare Mazzeo appena arrivato è stato un segnale importante anche per Stroppa, che ha preferito lanciare subito in campo un elemento che insomma ha avuto modo di giocare con i compagni soltanto da 3 giorni a questa parte. Tutto questo significa che ci sono ampi margini di miglioramento. A questo aggiungiamoci anche che la forma fisica probabilmente non è ancora al top, anzi sicuramente non è ancora al top, e non è neanche, come dire, molto elevata, siamo intorno al 50-60%, non di più, per cui
questi due ritiri interrotti di cui tu hai fatto cenno poco fa, è evidente che hanno compromesso anche in parte la preparazione. Ci sono elementi peraltro che per caratteristiche fisiche arriveranno in forma magari più in là giocando e facendo minutaggio, quindi tutto sommato il bilancio non può che essere positivo. Abbiamo visto anche, no, che squadre che probabilmente sono già più in palla rispetto al Foggia hanno accusato magari il colpo iniziale e poi si sono rifatti nella seconda partita e viceversa, per cui ripeto, è un Foggia sicuramente da etichettare come un Foggia che è partito bene. Chiaramente ribadisco che occorrono ancora, ci sono ancora molti margini di miglioramento e li vedremo certamente con il trascorrere delle settimane. Sì. Allora, ma poi Biagio, non dimentichiamo che si è giocato alle 4:30 in Sicilia con temperature che insomma credo che siano, se non sono intorno ai 40, poco ci manca, per cui anche questo vuol dire che comunque la squadra ha retto fino alla fine. Abbiamo creato credo un paio di occasioni proprio nei minuti finali della partita, e che significa insomma che anche fisicamente, nonostante tutto, il Foggia è ancora come dire in palla nonostante tutto. Sì, sì. Oh, intanto io saluto gli amici che, approfittando del fatto che siamo quest'anno siamo presenti su Facebook, cioè abbiamo scelto la diretta Facebook per diffondere la nostra trasmissione, possono intervenire anche commentando con una maggiore facilità. Quindi saluto Diego, Alessio, Filippo, Ennio, Michela, vabbè, poi man mano che interverranno potrò salutare anche loro. E saluto Manu. Saluto Manu. Ciao ragazzi, sono molto contento di rivedervi, è un piacere, dalla veramente. Germania. Allora, cosa dire? Due partite, 6 punti. Per me va bene così, ma anzi va più che bene. Naturalmente non voglio scomporre, perché signori siamo ancora alla seconda di campionato. E francamente non voglio, vivo insomma, diciamo, adesso il Foggia, dopo 19 anni che aspetto, vivo il Foggia domenica per domenica. Sono comunque molto contento. Peccato che abbiamo anche quasi sfiorato il terzo gol, ma non importa, abbiamo vinto 2-1 lentamente. La cosa che mi ha molto colpito, anche se Tonio ha già anticipato molto, innanzitutto più verticalizzazioni, più concretezza e soprattutto meno fraseggi in difesa. Questa è una cosa che a me piace molto, perché poi nei fraseggi qualche volta si rischia anche di perdere il pallone e questa cosa va apprezzata. Di Mazzeo posso dire che ho visto un buon giocatore che smistava soprattutto molti palloni, certe volte anche tornava dietro, e questa cosa mi è molto piaciuta. Certo, lo conosco pochissimo, non ho ancora molti elementi per poter dare insomma un giudizio obiettivo. Certo, posso dire che, come ha detto già Tonio, hanno bisogno comunque la squadra di, diciamo, di carburare, di avere ancora più minuti nelle gambe, però insomma questo è il Foggia che vogliamo, concretezza, perché insomma 19 anni credo in Serie C, speriamo di poter andare avanti sempre con questa linea. Insomma, Padovan mi sa che ha segnato sia quest'ultima partita che l'altra partita, la prima partita, sì, sì, del Foggia, sì. E questo insomma è un dato molto rilevante. Io purtroppo il primo tempo non l'ho visto, perché purtroppo quando gioca il Foggia venerdì pomeriggio è un po' difficile durante la settimana, però sono veramente molto contento di come sta andando la cosa. Spero che si vada avanti così, sempre lentamente, in modo molto silenzioso, anche perché il silenzio fa molto più male del rumore. Intanto Manu, volevo solo aggiungerti questo, quando hai citato Mazzeo. Nell'intervista che mi ha rilasciato appena arrivato a Foggia, in pratica, ha tenuto a specificare che io sono un attaccante a cui piace fare gol, ma piace anche farli fare, e oggi ne abbiamo avuto ampia dimostrazione, che quel passaggio è stato geniale, il passaggio che ha sbarcato Chirico, che poi ha fatto quel gran gol. E dunque è un giocatore molto utile anche nella manovra tra attaccanti, che cerca il dialogo con i compagni di reparto, e questo è importante, perché può essere un'alternativa a tanti altri tipi di giocate, insomma. Fra l'altro ha fatto parecchie giocate di quel genere. Sì, sì, cioè è stata una spina nel fianco, cioè io non so diciamo come l'abbiate visto voi questo inizio, però alcuni giocatori mi sono sembrati di una cifra di esperienza notevole, eppure non è che l'anno scorso avevamo poi gente inesperta.
però il risultato era quello. Avevamo Mazzeo ha avuto una grandissima personalità in avanti, dobbiamo ammetterlo. Poi chiaramente i giocatori si giudicano alla distanza, bisogna vedere se saranno in grado di continuare, di replicare, però dobbiamo ammettere che oggi si è vista una squadra in alcuni elementi che mostrava una maturità che magari negli anni precedenti non c'era. Sono anni che non vediamo un Foggia così, ripeto, poi va visto anche alla distanza, perché poi la maturità fa anche a come contraltare il fatto che magari poi non si riesce a gestire in maniera adeguata la tenuta fisica nel tempo. Qualche errore ci può stare, però qualcuno potrebbe anche stancarsi facilmente. Qualche errore tipo... Vai. No, qualche errore tipo, per esempio, vince 2-1 e prende le cartelline gialli. Questo è un errore, a proposito di errori che continuiamo ancora a fare, inesorabilmente. E questo è un vizio che secondo me dovremmo toglierci, prendere cartelline gialli nonostante la vittoria. Sì, anche se, perché tra l'altro li abbiamo presi nella parte finale della gara, infatti per esatto. lunghi tratti della partita non c'è stato nessun cartellino giallo, anche perché la partita è stata sostanzialmente corretta da entrambe le parti, insomma. La cosa che volevo anche notare, ecco, quando si parla di immagini di miglioramento, sicuramente non abbiamo visto ancora il miglior Sarno, mi è sembrato l'unico forse un po' ancora in difficoltà, non abbiamo visto le giocate tipiche sue, in qualche occasione abbiamo rivisto invece uno pizzico di egoismo, perché c'è stato un momento in cui avrebbe potuto servire un pallone a Chirico e invece si è intestardito come al solito, però anche questo è un buon segnale, perché il Sarno che conosciamo in forma buona quantomeno è sicuramente un'altra spina nel fianco per gli avversari. Sì. Beh, comunque nel secondo tempo, siccome ci sono anche gli avversari, dobbiamo ammettere che il Siracusa ha fatto molta confusione, cioè si è spinto molto sulla confusione, non ha fatto altro, almeno io. No, il primo tempo sicuramente il Foggia è stato più autoritario, a me è piaciuto di più il primo tempo, anche se poi magari, ecco, le giocate migliori le abbiamo viste nel secondo tempo, meglio, le occasioni migliori le ha avute nel secondo tempo, però nel primo tempo il Foggia ha fatto gioco, ha tenuto in mano il pallino del gioco, non ha concesso granché agli avversari, peraltro insomma un avversario, e questo è giusto anche sottolinearlo, non proprio insomma, come dire, preoccupante, a me ne ho visto insomma, una squadra abbastanza in difficoltà, timorosa, perché affrontava il Foggia e il Foggia chiaramente ne ha approfittato prendendo subito in mano il pallino del gioco e tenendo la supremazia territoriale per gran parte del primo tempo. Nel secondo tempo, ecco, si è visto forse qualche giocata in più, però nell'economia dei 90 minuti il Foggia ha strameritato di vincere la gara, e se non fosse stato per quello sfortunato autogol di Angelo avremmo chiuso anche con la rete inviolata, e comunque ripeto, va bene così. Sì, no, sì. Infatti poi prego Biagio. Vai. No, infatti poi non mi ricordo neanche da quanto tempo che il Foggia non vinceva contro il Siracusa. Penso da più di 50 anni, perché a memoria mia. Però non è che ci giochiamo spesso, Manu, non è che ci giochiamo spesso così. Sì, ma comunque abbiamo perso parecchie volte contro il Siracusa. L'ultima volta mi sa fu in epoca di Zeman. 2010-2011. Eh sì, nel secondo Zeman. Sì. Questo è vero. Sì, vedo che sono un po' timidi, non ci chiamano, vabbè, magari saranno più sciolti le prossime volte. E a questo punto si è già delineato qualcosa secondo voi, o dobbiamo aspettare un altro paio di partite? Sicuramente presto per trarre qualsiasi conclusione, è evidente però che insomma lì sopra ci sono le squadre più accreditate già in asti di partenza. Ci sarà sicuramente qualche squadra che mollerà strada facendo e qualche squadra invece di quelle magari non previste in asti di partenza che potrebbe fare invece il campionato, come dire, da mina vagante e che darà fastidio a parecchi. Io infatti non escluderei assolutamente un ritorno poco clamoroso perché la squadra ce l'ha, della Juve Stabia, che secondo me è un altro degli avversari da temere quest'anno, oltre a Lecce, Matera e Catania, come dicono tutti. Allora, abbiamo la prima telefonata, e il nostro amico chi è? Ci sei? Pronto? Aspettate un po'. Pronto? Pronto, sì, ti sentiamo, pronto. Chi sei? Ciao, sono Nicola.
Ciao Nicola, ciao Nicola. Da dove ci chiami? Da dove ci chiami, Nicola? Nicola, da dove ci chiami? Da Polignano, Polignano a Mare. Bene. Allora, ci fa piacere che tu sia qui, anche perché sei il primo ospite di questa nuova funzione che inauguriamo. Dici tutto. Sì, sì, anche perché io, non avendo Skype, vi ho sempre seguiti, però non sono mai voluto intervenire. No, voglio dire, a me la partita è piaciuta tantissimo, non per altro, siamo ancora all'inizio. Il nuovo allenatore deve ancora, insomma, amalgamare, fare sì che i giocatori si ritrovino nelle azioni. C'è qualche errore che altro di passaggi, perché forse ancora non si conoscono e non hanno recepito ancora il gioco. Però io ho trovato tutto cambiato rispetto a prima. Per esempio, subito verticalizzazioni, subito tentativo di andare in porta, meno passaggi di quelli con i laterali in orizzontale e via dicendo. Io sinceramente sono fiducioso, sono molto fiducioso. Bene, bene, ci fa piacere. Tu hai potuto vedere anche la partita con l'Andria, almeno il primo tempo? Primo tempo e ho avuto le stesse sensazioni, seppur era la prima partita. Teniamo conto che proprio è appena arrivato, non ha avuto il tempo di, insomma, certo. De Zerbi ci ha messo 2 anni per arrivare al Foggia dell'anno scorso, e quindi voglio dire, diamogli anche tempo. E poi ancora squadra, insomma, in difesa ci manca Martinelli, quello alto, ci manca ancora la condizione, probabilmente, perché alla fine abbiamo sofferto gli ultimi 10 anni, abbiamo sofferto, non ma del resto, voglio dire, secondo me è vero che abbiamo incontrato 2 squadre non so quanto forti, perché dobbiamo poi vederle sul campo con le altre, tipo la Paganese, che l'anno scorso sembrava la si è salvata tranquillamente, ha dato botte un po' a tutti, però io, insomma, è il gioco che mi sta piacendo, è il gioco che stroppa, che a me sta piacendo, perché, ripeto, subito verticalizzazioni, tentativo di arrivare con pochi passaggi, contropiedi che se li gestivano meglio, se qualcuno, hai ragione quando dicevi che Sarno è stato un po' egoista, perché in alcune circostanze, ma se quei contropiedi venivano gestiti meglio, sicuramente qualche altro gol lo potevamo fare. Sì, quindi sì, è il gioco che a me sta interessando e lo voglio vedere crescere. Bene, Nicola. Bene, ci fa piacere il tuo intervento. Vedo che c'è un po' d'eco, ma vediamo di risolverlo. Ci fa piacere il tuo intervento e ci fa piacere anche la precisione con la quale hai potuto seguire queste partite. Tu, come tanti, puoi seguirla su SportTube, ovviamente, perché stai fuori, quindi il tuo accesso alla visione del Foggia è quello. E comunque ti ringraziamo e devi tornare a trovarci a questo punto. Ormai hai trovato questo nuovo canale di comunicazione, vediamo di sfruttarlo. Ti aspettiamo qua per la prossima partita. Dicevi? Volentieri. Ti aspettiamo qua per la prossima partita. Bene. Volentieri. Perfetto. Allora. Bene, buon lavoro, buona trasmissione. Grazie Nicola, grazie. Allora, credo di aver capito che dobbiamo mettere un po' mano qui al mixer audio, ci sta qualche cosa che... Sì, c'era un po' di ritorno. C'era un po' di ritorno e forse è quello che ci dà fastidio. Però quando parlava Nicola si è capito benissimo. Sì, ha fatto un'analisi piuttosto precisa della partita. Chiaramente, più che dire mi è piaciuto il gioco, il tentativo di fare il gioco, perché il gioco dovrà ancora arrivare. Ma proprio per tutti i motivi che abbiamo detto, no? Questione di tempo, questione di affiatamento, questione di forma. Però l'idea di gioco è già interessante, perché la differenza, insomma, già la si nota. D'altronde Stroppa, appena arrivato, ha fatto capire a chiare lettere che non avrebbe assolutamente stravolto nulla,
perché questa è una squadra che gioca da 2 anni a memoria, però man mano, un po' alla volta, avrebbe poi inserito quelle che sono le sue idee dal punto di vista tattico e tecnico. Cioè, diciamo, un pezzo alla volta. Sì, un po' come dicevo in un servizio, un po' come è successo con Allegri alla Juventus. Allegri, se avesse stravolto immediatamente il gioco di Conte, probabilmente non avrebbe ottenuto i successi che ha ottenuto. È stato bravo a far continuare a giocare la squadra così come sapeva e poi man mano a inserire quelli che sono i suoi dettami. E così sta facendo Stroppa e credo che il lavoro si veda già, insomma. Poi, sì, insomma, queste ma... due... Prego, Piazza. No, no, dicevo, più che altro credo che Stroppa abbia portato dei correttivi, ha fatto in modo da non sconvolgere completamente la squadra dello scorso anno, perché altrimenti certo, qualche problema l'avrebbe avuto, più di qualcuno. Sì, questo è evidente. Manu, ti lascio la parola, voglio solo salutare Michela che invita Antonio a spegnere la sigaretta perché Tonio spegne la sigaretta perché gli fa male, Luigi che Gabriele da Parma e Franco Palmi da Foggia, no, da Foggia, non so se è da Foggia, però anche Luciano e Rocco. Rocco Maria dice una cosa che dicono in tanti: basta paragoni, zitti e pedalare. Giusto. Ora, però, alla seconda partita, un po' di curiosità nel vedere cosa è cambiato nel Foggia, visto che poi una parte significativa della squadra è quella che c'era lo scorso anno. Non è che abbiamo, voglio dire, Vacca c'era lì anche l'anno scorso, Sarno c'era, Agnelli c'era, cioè Angelo c'era. Insomma, se contiamo un pochettino, insomma, i pezzi sono stati cambiati, Piaggio. Sì. Abbastanza. Non voglio dire che la squadra è totalmente diversa, altrimenti sei un bugiardo, però un po' stravolta lo è. Cioè, diciamo, una squadra completamente diversa da quello che noi ci siamo aspettati, da come poi comunque si sono messe le cose anche dopo. Ma sì, questa è già passata, è un'altra storia. E va bene, allora, vai Manu, tu stavi dicendo qualcosa. No, io volevo dire che si può fare una chiosa su quello che ha detto Tonio, e cioè che comunque sì, diciamo che non ha stravolto molto. Poi comunque è meglio, diciamo, aggiungere un pezzo alla volta di cambiamento, mettiamola così, e poi comunque sulla scia di questi primissimi risultati, questo non può altro comunque che incentivare i calciatori a far sempre meglio, perché poi comunque quando fai gol, ok, li prendi, ci sta, qualcuno lo prende di gol, però insomma comunque quando alla fine riesci a vincere in modo molto silenzioso, senza comunque grosse azioni, vuol dire che comunque tutto sommato qualcosa potrebbe, uso il condizionale, potrebbe andar bene. Sì, tu dici ci va bene perché tutto sommato abbiamo anche incontrato magari qualche avversario non fortissimo. Lo sì, dice Nicola Piaggio, prima. Ma il punto è che ci sono comunque numerosi fattori, nel senso che Stroppa è andato del Foggia da poco tempo. I calciatori, quelli da poco arrivati, comunque si conoscono da poco tempo. Ci sono stati purtroppo tutta una serie di avvenimenti che secondo me non ci dà ancora la possibilità di poter esprimere un giudizio, anche perché, come ha detto lo stesso Tonio, la squadra non ancora è entrata appieno nel gioco di Stroppa. Ci vuole comunque i tempi tecnici. Però ammettiamo una cosa, cioè ammettiamo il fatto che l'anno scorso eravamo partiti male e anche lì c'era un po' di amalgama da cercare, anche lì c'erano un po' di schemi da assimilare. Partire in questo modo, cioè comunque prendere il massimo dopo due giornate, non è che vuol dire che hai automaticamente vinto il campionato, ma sicuramente è un'iniezione di fiducia. Immaginate il contrario, immaginate, vi posso chiedere, tutti che dicono di non fare paragoni, cosa sarebbe successo? Ci dicono che non ci sentono? Ci sentono? Io vi sento. Noi ci sentiamo. Sì, sì. Forse ci sentite? Io vi sento bene. Ah, perfetto. No, spero che ci sentano anche loro. Dico, immaginate che cosa sarebbe successo se noi fossimo, sembrava che non ci sentissero. Se noi a questo punto stavamo a zero, cioè, oppure a un punto, credo, come lo scorso anno, ma dico, i paragoni li avremmo fatti, sì o no? Come l'avreste vissuta voi questa cosa?
Beh, indubbiamente, ripeto, i 6 punti ti fanno vedere tutto in maniera molto diversa. E forse è giusto anche così, perché si evitano quei paragoni che poi in questo momento sarebbero stati sicuramente deleteri, perché è evidente che all'occhio del tifoso soprattutto partire male sarebbe stato, come dire, visto? Errore clamoroso, eccetera, eccetera. Quello che ho detto, no, perché per me questo è ancora un precampionato, considerando tutto quello che abbiamo detto prima in apertura, cioè che questa squadra si deve ancora fare, che il tecnico deve ancora lavorare e quindi comunque è come se stessimo Chiedo provando. scusa, Tonio, i Sì. tifosi dicono che ci segue, dicono che non c'è audio, che non si sente nulla. Questo non lo so, No, ora sì, quindi ora sì, no, ci danno ora sì. 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 Quindi dicevo che insomma è quasi un precampionato quello che stiamo giocando, perché la squadra è nuova, il tecnico è nuovo, non c'è stato ancora molto tempo per poter dedicare alla parte tattica, per cui il Foggia sta giocando un po' con le reminiscenze dello scorso anno, un po' tentando di cambiare quelle che sono invece che erano le caratteristiche della squadra dell'anno scorso. Quindi un po' di tempo ci vuole, però con 6 punti nel canestro si viaggia meglio, insomma, si raggiungeranno prima anche gli obiettivi come dire, dell'affiatamento e tutto il resto. Do spazio anche perché poi penso che fra un po' dobbiamo andare a chiudere, oltre ai saluti da Milano, a Dario. Gli do spazio perché ci scrive da Los Angeles. Evidentemente c'è una colonia, ci sarà rimasto qualche americano, cioè abbiamo già Pino, adesso c'è anche Dario. E vi leggo quello che ci scrive: Mazzeo, Padovan e Sarno per me sarebbe il tridente ideale. Chirico è molto più incisivo nel secondo tempo con la difesa avversaria stanca. Qui non sono d'accordo, ma non ha importanza. Comunque, giocare in un campo di patate del genere non è facile. Contava vincere, tutto il resto non conta. Forza Foggia da Los Angeles. Benissimo. Benissimo, sì, in effetti è così, anche se neanch'io sono d'accordo sulla questione Chirico, per il semplice fatto che Chirico, soprattutto su questi campi, dove troveremo squadre insomma, sicuramente di valore inferiore al Foggia, troveremo anche le barricate. Chirico è uno di quelli che ha le chiavi per aprire anche le casseforti più resistenti, e quindi è importante, perché è uno di quelli che crea la superiorità numerica. E immaginate cosa succederà quando anche Sarno tornerà a fare il Sarno. Sì. Magari ci potrà deviziare con qualche bella punizione, Sarno. Anche Insomma, se parlo anche delle sue incursioni, parlo al piede che insomma quando parte e quando sta in forma riesce a farle in maniera eccezionale. posso fare una cosa, io non lo so, un po' il portiere non tanto mi convince ancora. Il portiere del Foggia non lo so, non mi piace Senti, per sul oggi. È portiere. stato però più preciso, oggi non ha Secondo avuto sì, vere. ma Sì, infatti io, secondo cioè, nel me. secondo tempo che ho visto, però fa certe volte le uscite che ci possono far male, ci possono far prendere gol. Ecco, secondo me su Guarna c'è molta, come dire, non c'è molta fiducia già in partenza, perché Guarna purtroppo è diventato famoso quando ha praticamente compromesso la promozione del Bari durante i playoff, era un errore Ecco. madornale. Però io sfido chiunque a trovare un portiere che insomma, non abbia fatto la sua cappellata almeno un paio di volte in ogni campionato, dalla Serie A fino alle categorie inferiori. Alludi, Penso di. alludi, stai alludendo all'anno scorso? Anche, cioè, noi ne abbiamo Cioè, viste insomma, di cappellate, anche forse più di una. siamo assolutamente
esperti in materia e scottati, sì, scottati parecchio. Vabbè, ah, sì. Ma poi la gente dimentica portieri come Marruocco, ma come lo stesso Franco Mancini, per carità, che è stato, come dire, forse il numero uno, il più importante che abbiamo avuto, ma anche Mancini spesso e volentieri qualche partita, insomma, l'ha avuta sulla coscienza. Però voglio dire, portieri che poi alla lunga bisogna valutare nell'arco di tutto il campionato. Capiterà la partita negativa, ma capiteranno anche le parate strepitose, come è accaduto anche a Narciso, d'altra parte, almeno per il primo anno che è stato a Foggia, no? Certamente. Allora, io vi ringrazio, penso che si possa chiudere qui. Dobbiamo, questa è una sorta di puntata test anche per numero noi. Zero. Beh, numero zero, io ci tengo al fatto che abbia fatto 54, 55 puntate, quindi dai. Per questa stagione però. Per questa stagione, quella iniziale, inizia in un orario particolare. Fa piacere averla inaugurata con una vittoria, ma venivamo poi dall'altra vittoria. Posso dire due parole, Biagio? Posso intervenire un attimino? Oh, chi abbiamo? Luciano incombi su di noi, ma non ti vediamo nello schermo, ma non fa niente, dai, va benissimo. Allora abbiamo Luciano Gallucci da qualche parte, non vedo l'icona, dov'è? Ma c'è. Io volevo dire, beh, innanzitutto condivido pienamente quella che la disamina fatta della partita. La prima cosa è che traspare chiaramente con Stroppa, non c'è più quel possesso di palla che avevamo prima, spasmodico, di De Zerbi. Chiaramente è diminuita la percentuale di possesso palla, ma questo non è una grave perdita, perché quando si vince va tutto benissimo, super bene anzi, quindi si assiste a una maggiore verticalizzazione del gioco. Però se potessi dare un consiglio, direi a Beppe Di Bari di riscattare subito Padovan, perché secondo me Padovan è un giocatore che può fare la differenza. Adesso capisco come Iemelo abbia potuto fare 37 reti. Quando si dispone in avanti di giocatori tipo Chirico, Sarno e compagnia bella, Mazzio, l'ultimo entrato, che pure è un altro grosso bel giocatore, secondo me, che vedremo, anche giocatore da spogliatoio, giocatore serio professionista. Secondo me Padovan farà la sua gran bella figura quest'anno, perché è un giocatore che la mette dentro, e sarà un caso, però due volte è entrato, due gol, sei punti. Attenzione, questo è un giocatore, secondo me, rampa di lancio, come lo era Iemmello 3 anni fa. Poi, solitamente, sbagliando si impara. Penso che abbiamo fatto, da questo punto di vista, nel riconoscere le qualità dei calciatori, insomma, abbiamo imparato, penso, dai nostri sbagli. Quindi mi auguro che, ora, forse come signor Gallucci dice, mi auguro che, insomma, questo calciatore ce lo potremo tenere stretto per il futuro. Me lo auguro, insomma, visto le esperienze passate, degli errori passati. Sì, anche perché Luciano, insomma, questa storia del che poi la prossima estate andiamo appresso al campione dell'anno, che però guarda caso è quello che non ci siamo comprati, facciamo i triennali a tutto e poi un ragazzo giovane, perché parliamo di un ragazzo di 22 anni, sì, quindi sì. Un ragazzo che è in fase di formazione, un giocatore secondo me molto valido, sì. Vuol dire, due partite ci ha fatto vedere che quando entrare è stato essenziale, importantissimo. Io vorrei anche attenzione su un'altra cosa, che purtroppo si commettono ancora errori difensivi e la Stroppa c'è ancora da lavorare, perché nel momento in cui non faremo più fesserie in difesa, questa sarà una squadra, non dico imbattibile, ma sarà messa sulla strada giusta per la Serie B, sicuramente. Bene. Io allora, sì, non so bene se sei entrato da Skype o da qualche altro collegamento, perché continuiamo a non vederti nel nostro, ma ci fa veramente piacere. Speravamo di averti sin dall'inizio, ma qualche problema Skype ce l'ha creato. Comunque non fa niente. Grazie, sì. Luciano. Grazie a voi, grazie. Ciao. Grazie a Mario. Ciao Luciano. Ciao Luciano. Io approfitto per salutare tutti, Savino, Gianfranco, Emiliano, Davide, tutti quelli che ci hanno seguito finora in diretta e quelli che potranno farlo anche successivamente, guardando la registrazione di questa trasmissione. Vi do appuntamento alla prossima settimana, quando giocheremo credo alle 20:30. Domenica, giusto? Domenica, sì, domenica con la Vibonese alle 20:30, a porte chiuse, purtroppo, ancora una volta. A porte chiuse, chissà se acchiappiamo un Valentino alla fine. Valentino, ci sei? Valentino?
Nicola, ciao, Biagio. Ciao Valentino, ecco. Mi senti? Qua, allora per i saluti finali c'è Valentino. Ciao, a tutti. Ciao Valentino. Ciao Vale. Non ho visto niente della trasmissione, in realtà la partita l'ho vista, ma non ho visto voi purtroppo. Ma la partita l'hai vista, sì. L'importante è quello, no? Che hai visto la partita almeno. Pronto? Sì, sì, ti sì, sentiamo. La partita sono riuscito a vederla. Bene, ci fa piacere, ci fa piacere. Allora, giusto un giudizio su questa partita, Valentino. Beh, a me mi è piaciuta rispetto alla settimana scorsa, mi è sembrata in palla la squadra, anche beh, sicuramente il ritorno di Vacca ha cambiato un po' tutto il gioco della squadra e mi sembra che andiamo per la strada giusta, ecco. Certo, forse l'unica cosa è che avremmo dovuto magari chiuderla prima, perché poi abbiamo pure rischiato di prendere un gol poco prima di raddoppiare e avremmo compromesso tutto. Però abbiamo rischiato di farne almeno un altro paio. Andavano fatti però. Appena Sanno stava per calciare, io mi stavo già tra l'aria e la sedia, che stavo dire. No, un po' di egoismo. La botta sicura di Gerbo, che è stata respinta. Sì. Però un po' di egoismi, secondo me, pure di Chirico, il primo tempo, già potevamo fare 2-3-0, ecco, se avesse passato un pallone ad Agnelli, per dire ce n'era uno, un altro forse a Mazzeo, adesso non ricordo. Senti Valentino, ma di pancia come hai visto questo avvio? Non tanto quella mezza avvelenata di quando il satellite ha deciso di non farci vedere i gol di domenica scorsa. Lunedì scorso. Va bene, però come hai... di lunedì scorso. Come hai visto di pancia questa partita, in un campo comunque complicato, siamo riusciti forse a giocare in un campo che era peggiore di quello Beach di Agrigento. Sì, infatti. No, io sono molto contento dell'approccio, soprattutto mi sembrava veramente che stessero ben motivati, ecco. I primi 20 minuti sono stati forsennati come aggressività, loro non riuscivano proprio, restituivano il pallone, lo buttavano a casaccio, non sapevano proprio da dove partire. E quindi da quel punto di vista mi è sembrato buono, ecco. Certo, mi sembra che c'è da lavorare un po' sul gioco, però con calma magari quello. Intanto 6 punti comunque sono buoni. E li portiamo a casa. Si va avanti, sì. Ma ci abbiamo il turno in casa, dobbiamo capitalizzare. In casa, per modo di dire, a porte socchiuse. Sì. Vabbè, però sai, il campo quello, i giocatori là si allenano, lo conoscono meglio loro di quelli della Vibonese. Sicuramente. Sì, sì, certo, però ci siamo persi, ci perdiamo questa partita con la Vibonese che avremmo voluto vedere tutti quanti. Ma ti dico che la mia Vibonese non la considero mai una squadra, che già che vengono alle Zaccherie è meglio che non li vedo, capito? Che mi sembra una cosa, un oltraggio quasi a quel prato. Però diciamo meglio che non ci vediamo. Non esagerare. Cioè, fatemi capire, la Vibonese sarebbe praticamente la Lupa Roma dell'anno scorso, quest'anno. No, non credo. No, Vibonese, Vibo Valentia. Vibo Valentia, è molto più assurdo. No, forse mi sento. A livello calcistico la Vibonese sarebbe la Lupa Roma dell'anno scorso. Calcisticamente parlando, sto dicendo io. C'è 4 punti, c'è 4 punti a Vibonese. Chiedo perché io quindi andiamo piano, andiamo piano, che questi poi questi vabbè, però insomma, dai, ci sono almeno 10 squadre che... Non no. Facciamo questi giudizi un po' affrettati, perché l'anno scorso non dimentichiamo che la Paganese ci ha fatto passare non voglio passare queste vergogne, capito? Comunque, Tonio, cioè, squadre campane ci si intende, Tonio. Sì, io vorrei... No, il concetto che volevo esprimere è che appunto non ci devono essere più queste vergogne, che la gente viene a passeggiare con Zac, se squadra senza nome, ecco, quello voglio dire. Vorrei ricordare, mi permetto di ricordare a Valentino che non tantissimi anni fa, e il mitico c'era già, da queste parti è venuta a vincere la famosa Francavilla sul Sinni, ma mi ricordo benissimo, sì, una di quelle squadre che ha messo veramente in difficoltà soprattutto i cronisti, perché qualcuno cercava di capire dove stava sto Sinni, cioè, insomma, voglio dire, non è proprio una di quelle squadre che tu vai e sai da dove viene. E guarda, quindi, caso era pure una squadra calabrese. Era pure una squadra calabrese, quindi stiamoci attenti, calmi. Ed era porte chiuse la partita. Ho capito. A questo punto non la facciamo la trasmissione. Se qualcosa va a mano, non la facciamo la trasmissione, la stiamo tirando. State tranquilli. io ho fatto una domanda molto semplice. Pensavo, non è che per caso la Vibonese sarebbe la Roma dell'anno scorso a livello calcistico?
Sì, ecco perché sì. Uno chiede. Beh, ce n'è un'altra che anche non è che sia. Con chi ha giocato la Vibonese domenica? Col Fondi. Col Fondi, Fondi, Fondi invece non sarà a porte chiuse col Foggia, no? Gli abbonati potranno vederlo. No, sarà una soddisfazione. Va bene, io saluto. Dai. Saluto tutti, torno a lavorare. Buon lavoro Valentino. Domenica prossima ci sarò normalmente. Ecco. Vabbè, allora ti aspettiamo domenica, saremo alle 10, alle 22.30 in notturna. Volevo avvisare tutti che questa trasmissione è invece a porte aperte, basta telefonare e potete entrare tranquillamente e parlare con gli altri. Dopo questo numero zero spero che ci siano ancora più persone come Nicola che ci ha chiamato da Pognano. Bene, saluto Valentino, saluto Tonio, saluto Nicola che ci ha collegato, quel koala che vedete lì è l'ospite di Mitico che si collega con noi e oggi era Nicola. Saluto Manu dalla Germania. Ciao, grazie. Saluto Luciano che era presente. Radio. Che era presente fino a poco tempo fa, anche se non l'abbiamo visto. Bene, parte la sigla, buona settimana a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.